Mano, tanto, tanto. Vorrei un pochino, dammi. Nascondila, nascondila. Ok, non siamo in paradiso, la luce bianca viene dalla finestra, perché qui siamo un po' al buio, quindi ci spariamo. Se vedete Ale in questo video è perché probabilmente sapete cosa stiamo andando a fare. Ci guarda, ci osserva, perché ci guardi così? Hai cominciato, tanto per fare, basta che poi ti gira la testa, va, fermi. Fammi un sorriso da 1,50€, questo è da 2€, uno più piccolo, da 60 centesimi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a casa di Manu, cioè a casa dei miei cugini. Ormai dico per me è casa di Manu, perché di quante me ne ha fatte passare quella piccola peste, ovviamente ormai assemblo questa casa a Manu. Ma sei pazzo? Mi ha tirato un pigiamas che mi ha tirato. Tiè. Ma come fa a essere meglio che corta a dicembre? Ale, devi capire che i veri vichinghi non temono il freddo e non hanno paura di niente. Anche se a dicembre i veri vichinghi stanno a mezze maniche. A Natale poi sarei in mutande come non hai fatto mai. Oh, ma che pazzo, che cavolo fai? Manu, non sei Rocky Balboa, al massimo Rocky Babbeo. Manu è un Babbo Natale in miniatura. Non è che per caso sei il nipote del Babbo Natale. Esci da qui. Senti Manu, a me non frega niente che tu sia scatenato questa volta. Non me ne frega nulla. Io mi siedo e quando ti calmi facciamo il video. Altrimenti niente. Eccolo qua. Tu lo sai come mi fermo. Lo so, ma non è che purtroppo io con te devo fare l'abbonamento alla Santal, cioè con i succhi di frutta. Non è che possiamo andare avanti così. Mi posso fermare con il succo di frutta, con l'acqua, con l'arancia. Ah, quindi anche con l'acqua? Sì, però finisco il succo. Ma mi finisci il succo? Ma me ne fucco. Cameriere! Guardate, cioè, che fai? Che chiami? Ma che fai? A suo fratello! Per te sta prendendo il succo, mettiti qua. Fermo, fermo che mi spacchi la videocamera. Ecco, l'ha preso, vieni qua. Forse ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Mamma mia. Manu, ehi, tutto bene? No, no, fermo. Un altro po'. Mi ha distrutto. Lo so, Ale, si vede dal tuo ciuffo alla Fonzi. Manu, va bene questa volta? Ok. Nina nanna Manuelin, e riposa in seren. Tu sei un bel bambin e non mi dare i morsi. Ai! Adesso sei calmo. Sicuro. E allora vieni qua, dai, tranquillo però. Oddio ragazzi, sembra uno zombie. Per favore, stai calmo, Manu. Stai buono, io non ce la faccio più, Manu. Va bene. Va bene cosa? Che ti odio. Mi odi? Perché? Perché ti voglio bene. Oh, mi odio o mi vuoi bene? Cioè, non l'ho capito. Segna con Ginette, ti voglio tanto bene. Quanto mi vuoi bene da 1 a 10? 1. Come 1? 0. 22. Vabbè. Però, ora fammi una magia. Che sono un cagnolino che mi chiama così con la... Sei il mago schiavo. Mi sono chiamato tutto. Posa sto coso. Fermo. Ti faccio tutte le magie che vuoi. Adesso ti chiedo di dirmi stop dove vuoi. Va bene qui? Allora mi hai fermato su questa carta. Adesso andremo a vedere per la prima volta la carta in cui mi ha fermato Manu. Eccola qui. Una macchina. Guardate, ve la faccio vedere. È una macchina senza colori. Adesso Manu, cosa dobbiamo fare per rendere questa macchina colorata? Dobbiamo appunto colorarla. E io ho portato i colori magici. Il mio zaino delle meraviglie. Ti chiedo di tenerli così. Prendo la macchinina, la metto qui. Adesso ti chiedo di tenere i colori in mano così. Chiudi gli occhi e immagina di colorare questa macchinina. Fatto? Bravissimo. Adesso ragazzi, guardate cosa succede. Oh sì! La macchinina diventa colorata! Guardate che bella! Come hai fatto? Sei un mago! Ora ti voglio colorare! No, ti colo! Fermi! Ti voglio colorare! Cosa è colore? Cosa? Basta! Allora Manu, il gioco di magia te l'ho fatto. Mi hai fatto impazzire come al solito. Sinceramente sono un po' stanco, quindi credo che mi farò un pisolino e poi magari più tardi continuiamo a giocare alla PlayStation. Ok, se vuoi dormire dormi. Ok. No. Spengo la camera. Ragazzi, ci vediamo fra un po'. 20 minutes later. Mi è venuta un'idea, Ale. Facciamo una scarsa vita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno solo. Quello sarebbe una bomboletta colorante. Quella che si usa per colorare i capelli. Sì, questa è rosa. Andiamo a farci a Vito. Vito, sarebbero un sacco. Ci ucciderò, Vito. Tanto, tanto. Vorrei un pochino, dammi.
Nascondila, nascondila! Oh cavolo, è proprio tutta rosa. One hour later. Cavolo ridi. Non ho capito, ragazzi, perché ridete? Vado a prendere una cosa. Che vuol dire vado a prendere una cosa? Ragazzi, non vi capisco. Cioè, ho solo dormito. Ci sta che io abbia le occhiaie, ma non è che dovete ridermi ma in faccia. Ma non sono quelle. Che cosa è, Manu? Uno specchio. Mi ha preso uno specchio. Mi ha preso uno. Oddio. Che cavolo mi avete fatto? Che cavolo mi avete fatto? Ale, dimmi subito che cos'è questa cosa. Che cosa mi avete messo in faccia tutte e due? Pazzi che non siete altri. Tutta la mia faccia è rosa. La mia barba. Che schifo. È rossetto. Colore. Ma si toglie. No, devi davvero tutta la barba. Ragazzi, per favore, ditemi che si toglie. Ditemi che si toglie. Non si toglie. Mi avete conciato come una femminella. Sì, certo che si toglie. Si toglie la barba. Ma io l'ammazzo. Ma io t'ammazzo. Basta, non lo voglio fare più io questo video. Tutta la mia barba, ci sono stato anni per farmela crescere. Anche la maglietta mi ha sporcato, è finita. Come farò a fare video? Maledetti, mi avete rovinato. Siete proprio dei cugini pessimi. Non potrò più fare video. Non potrò più uscire con questa barba così. Mi prenderanno tutti in giro. Sarò costretto a togliermi la mia barba. Diventerò un pesce adesso. Vita, non fare cose, tanto le ragazze ti guardano. Il rosa ci piace. Oh, per fortuna. Il rosa ci piace alle ragazze? A tutti. Oh, il fucsia. Mi prende pure in giro. Vattene, 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 vattene. È finita la mia carriera, la mia vita, la mia tutto. Adesso arriviamo quasi a 100.000 iscritti. Mi dovevo lanciare con paracadute. Con questa barba rosa, no. Dai, Vito. Tranquillo, resta tranquillo. Te la posso fare una sorpresa. Che cosa? Più di questa sorpresa che cosa mi vuoi fare? Si leva. Basta che ti sciacqui la faccia. Si leva, vero? Sì. Non state scherzando, per favore. Accompagnatemi al lavandino. Grazie per il sapone, zia, mi hanno rovinato. Lavandino time. Speriamo che si leva perché veramente vi faccio setti, mi fa. Bav. Che appiccicoso! Ma sicura si leva! L'acqua sta scendendo viola, quindi. Guardate, se strofino la saponetta qua. Guardate la saponetta, diventa rosa, mi hai rovinato la faccia. Peccato che ne abbiamo messo tanto. Ne avete messo un botto! Quante ne hai messo? Tantissimo! Sì, ma di più rosa è tutta la saponetta rosa. Mi lavo con la saponetta delle femminelle. Ho tutte le mani rosa. Ragazzi, no, però così. Manu, io veramente, ti giuro, sto pensando seriamente di non venire più qua. Cioè, ragazzi, devo strofinare per ore e ore. Mi avete rovinato la faccia. Anche i baffi. E allora che? Manco mi dà una mano. Strofina la barba. No. Come no? Mi lasci solo. È come strofinare un cane. Laviamo la barba del vichingo. Che c'è? Ti ho portato questa cosa ai fiori per il rosa. Non voglio più vedere cosa è rosa per il resto della mia vita. Usala, basta, usalo. Vabbè, dai, mettilo un po' qua. Ah, che freddo! Congelato! Ma dove l'avete messo in freezer? Sembri Babbo Natale. Vito, come va? Non ci voglio parlare con voi. Manu, com'è che resta la barba di Vito? Avete finito di usarmi come cavia? Ah, che brutto fai! E tu ce la faccia! Io non ce la faccio più. Oh. Levati, che stai facendo? Ti voglio tagliare la barba e metterla qua, là, qui, qua. Ti voglio tagliare la barba e mettere i capelli. Ti voglio aiutare, no? Ok. Cioè, tu vuoi togliermi la barba e mettermela nei capelli? Va bene che io ho pochi capelli, ma cosa cavolo ti interessa? Vatti a fare gli apricoi e vattene via, che già ti butti giù dalla sedia. Allora, ragazzi, sinceramente sono molto stanco. Credo che mai e dico mai mi avevate fatto tutto questo casino. Mi avete distrutto la faccia. La frog di oggi è barba rosa. L'hashtag di oggi è Barbarossa. L'hashtag di oggi è Barbarossa. Quindi scrivete Barbarossa e Manu ti dipingerà con la bomboletta tutte le barbe del mondo. Non ridere, stavo scherzando. Di nuovo la tua. Provaci. E questa volta con le forbici gli taglierò tutti i capelli. Comunque, ragazzi, dopo questo scherzo di cattivo gusto abbiamo finito per oggi. Va bene così? Se questo video vi è piaciuto, cosa dovete fare? Attivate la campanella. Di nuovo prima. Anche non mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Okay. Che se no sono la faccia di Vito. Sì. Io ormai non parlo più perché tanto ormai sono, diciamo, la vittima di tutta questa storia. Sì. Mi raccomando, se volete seguitemi su Instagram qui sotto, Vito per la vita trattino basso 10, per non perdere le mie stupidissime storie, dove ogni tanto ci sarà anche questo pazzo qui. Ciao.
ciao, ti prego, sei pazzo, tu devi fare il pazzo ormai. Che la gente sa che sei pazzo. Vabbè, chiudi, chiudi! Per questo video è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video e... Ciao! Lo devi dire tu, lo devo dire io. Ciao! Wow!